Effettivamente questa cosa qua del libro organico è una cosa che è reale, perché, però effettivamente a volte la parola spiega meglio quello che uno sta facendo, no? Nel senso, uno quando scrive qualche cosa, soprattutto nel caso di Baby Lab, è un lavoro che era nato già con l'idea di fare un lavoro organico, però quando poi la cosa te lo dice qualcun altro, ecco, qualcun altro è l'editore che ti pubblica, ti chiarisci meglio ovviamente il percorso che stai facendo, che è il senso per me di pubblicare con un editore comunque. Organico nel senso che è già nato nello scriverlo con un'idea di poter offrire un prodotto che avesse un collegamento tra tutte le... cioè non è una raccolta di poesie, ecco. Questo perché mi è già Certo, successo di infatti. pubblicare una raccolta di poesie ed è una cosa. Infatti la mia prima pubblicazione è stata una raccolta di poesie ed è un'altra cosa, cioè erano tutta una serie di poesie che avevano vinto dei premi, tutto. Allora uno dice faccio un libro, no? Però è rimasta una raccolta di poesie. Non so se può essere una risposta, cioè una raccolta di Sì, no, ma poesie è infatti, una cioè, cosa, cioè al di là che sia un no, bel ma libro, un queste brutto cose che libro. può sembrare una cosa anche un pochino così in punta di fioretto, se vogliamo, il fatto di fare questa distinzione tra raccolta di poesia, autoantologia, questa definizione qui di libro organico che mi piace No, per me è sostanziale, fa parte proprio abbastanza. del percorso che ho preso, Infatti, non è no, ma una infatti, cioè, distinzione. no, ecco, infatti volevo proprio arrivare a dire quello, che cioè, secondo me già è indice, prima ancora di leggere il libro, che poi vabbè, io l'ho letto, quindi riscontro che effettivamente sia un libro organico, poi ne parliamo anche perché, ma c'è questa cosa qui, insomma, che comunque c'è un pensiero nella costruzione. Allora, niente, quello che volevo chiederti così come apertura, questa cosa qua, il fatto che tu abbia applicato una distanza tra quella che è la vita vissuta e quindi vivo un evento, lo registro, lo considero una poesia e lo pubblico, e vivo un evento, lo registro, lo considero una poesia, e se poi questo testo che ho scritto, che considero una poesia, rientra all'interno di quello che sarà il mio progetto libro, passa e entra nel libro. Diversamente, o va in altri libri oppure va nel dimenticatoio e chi si è visto si è visto. Ecco, volevo capire intanto il tuo approccio, se effettivamente è così come si percepisce, oppure se ci sono altre motivazioni dietro alla costruzione di questo libro. Ma oddio, nel mio caso credo che dietro allo scrivere poesia ci sia sempre alla base ovviamente un qualche cosa che è distintivo, che è legato ovviamente alla propria, al proprio momento. Quello probabilmente non cambia da quel punto di vista scrivere una poesia o scrivere un libro. Questo nel momento dello scrivere. Poi che cosa si vuol far diventare lo scrivere? Io ho notato molta differenza tra il primo libro che ho pubblicato e Via Milano, di cui stiamo parlando questa sera. Sono partito con l'idea di voler fare un libro. Questo sì, con Via Milano è successa un po' questa cosa. E allora ci ho lavorato cominciando a raccogliere il materiale in una maniera che comunque era già organica nel lavoro, questo sì. Infatti già l'idea di scrivere in lingue diverse era già una traccia. Che poi non sapevo bene allora quando era nato dove mi avrebbe portato, ovviamente era stata, ricordo che dicevo questa cosa anche quando eravamo in occasione del premio, perché la prima domanda di solito è perché scrivi, hai scritto inizialmente quattro lingue diverse, no? Quindi già il fatto di partire con un'idea di questo tipo mi aveva già dato una traccia, cioè io mi sono trovato a scrivere Via Milano seguendo già un percorso, seguendo già una traccia che era quella del dire parto scrivendo in lingue diverse, quindi facendo uno sforzo di un certo tipo e poi dopo farò tutto il lavoro di elaborazione di traduzione in italiano. Sì, Quindi vabbè, diciamola questa cosa qui, perché questo libro è composto di quattro sezioni, ogni sezione è scritta con testi originali in una lingua inglese, in francese, in tedesco, in spagnolo, che sì. poi sono stati autotradotti e sono usciti
insieme al libro, quindi non sono quattro libercoli che escono e poi vengono raccolti e rieditati. Cioè, il progetto è scrivo in quattro lingue differenti e poi traduco. Peraltro non a calco, perché i testi in italiano sono tutti mediamente più sviluppati. Sì, 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 infatti non sono delle traduzioni, perché il testo in lingua originale è più breve e molto più essenziale. La parte in italiano poi è un'elaborazione di quella parte lì. La curiosità iniziale era capire se davvero pensare in una lingua diversa portava poi a dare un'impronta diversa alla raccolta. Quindi questo è stato un po' il filo conduttore, la curiosità iniziale sulla quale ho lavorato all'inizio. Cioè, se io mi sforzo di scrivere in inglese, sarà ben diverso dallo sforzo che mi sto facendo di scrivere in spagnolo, al di là del fatto che io non sono né inglese né spagnolo, però mi costringe ad utilizzare dei termini e poi a confrontarmi con delle persone che mi hanno aiutato per la parte in lingua originale. E la mia curiosità era vedere se poi lo spirito che usciva da quello scritto avesse portato in sé qualche cosa di quella lingua. Quindi, se devo dire come è nato il libro, è nato un po' da questa sorta di sfida iniziale che ha tracciato poi tutto il libro. Sì, poi ovviamente bisognerebbe leggerlo, perché è un testo che è in senso positivo, lo dico, e tra l'altro questa parola fino a un certo momento in poi era una parola positiva, poi da un certo momento in poi bisogna dire in senso positivo lo dico, quindi in senso positivo lo dico che è un libro impegnativo. Nel senso che comunque ci sono molti testi, nel senso che comunque c'è una costruzione, c'è un'architettura, nel senso che comunque il fatto che abbia quattro lingue lì, che però non precludono la fruizione in italiano, quindi uno volendo potrebbe anche ignorarle, però il curioso va a vedere cosa c'è lì e trova dei testi che non sono delle traduzioni come potrebbero essere le traduzioni automatiche, ma sono a loro volta delle poesie, delle costruzioni, quindi diciamo è un gioco di specchi che si amplifica, che dice le stesse cose ma le dice in un modo diverso.